Buongiorno ragazzi, eccomi tornata con un nuovissimo episodio di The Sims. Nello scorso episodio il commento che ho ricevuto più like è stato quello di Rachele che mi scrive: nel prossimo episodio puoi far fare un figlio a Emma e Leonardo, prendere un gattino o un cagnolino a Sofia, far passare d'età il figlio di Emily e Tommy e poi farli riappacificare. Poi per il problema della scala potresti mettere e la scala in un punto meno ingombrante, magari dedicare una stanza, sempre se prendi un gattino o un cane a Sofia, tutto per l'animale, e dato che si avvicina il Natale potresti mettere l'albero sotto la scala. Se ti è piaciuta l'idea mi lasci un cuoricino, sei bravissima. Assolutamente sì, grazie mille Rachele per tutti questi consigli. Come potete vedere sono già nell'appartamento di Emily, così in questo video facciamo passare di età Francesco, che è appunto il figlio di Emily e Tommy. In realtà ho già provato a far incontrare Tommy ed Emily, ma ancora non c'è verso di farli riappacificare, cioè assolutamente non vanno d'accordo. Appena si incontrano diventano subito furenti e arrabbiati. Comunque sono andata un po' a cambiare l'appartamento di Emily, perché si può dire che ormai è diventato soltanto l'appartamento di Emily. Sta vivendo qua da sola con Francesco e poi Pato e Gioia, due cani. Quindi vi faccio vedere velocemente le modifiche che ho fatto all'appartamento. Sono andata a cambiare il colore delle pareti e l'ho messo bianco. Poi qua ho messo questa libreria, la cucina quella non l'ho cambiata, esatto. Sono andata ad aggiungere i due tappetini per far dormire qua Gioia e qua Pato, e poi ho messo la ciotola di Pato qui e quella di Gioia l'avevo messa qua ma è sparita. Che fine ha fatto? Boh, ok, comunque ho messo qua un'altra ciotola. Qua c'è la cesta dei giochi per appunto gli animali. Ho cambiato il divano, ho messo il televisore, una piantina. Mentre invece questa è rimasta appunto la camera di Emily. Sono andata a cambiare gli armadi, visto che ho tolto il materiale personalizzato, e ho messo queste due cassettiere. Ho messo anche questo computer. Qua appunto c'è Francesco che sta dormendo, e in bagno non ho cambiato assolutamente nulla. Quindi io direi che come prima cosa facciamo passare di età Francesco. E poi non so se avete notato, ma c'è Gioia che ha un colore un po' strano, quindi dopo cerchiamo di capire cosa le sta succedendo. Quindi a questo punto Emily direi di far passare di età Francesco, e tra l'altro lei è a disagio perché ha anche bisogno di mangiare. Adesso ti faccio mangiare anche qualcosina. Ecco qua, Francesco è passato di età. Bebè, ti aspettano giorni in cui ti divertirai e bla bla bla, insomma sappiamo già la storia. Angelico, accattivante, frivolo, viziato, scatenato, frivolo, bizzarro, originali. Questi bebè adorano raccontare barzellette e diventare giocosi. Acquisiscono l'abilità di immaginazione un po' più velocemente. Oppure indipendente, questi bebè adorano la propria libertà e non amano prendere ordini dagli assistenti nella custodia. Sviluppano ulteriormente le proprie abilità quando vengono lasciati soli e hanno bisogno di meno attenzione rispetto ad altri bebè. Quasi quasi farei indipendente. Ed eccolo qua, mamma mia che bello, tra l'altro ha anche gli occhi chiari come Tommy, i capelli invece un po' più scuri. A questo punto direi Emily, prepara qualcosa da mangiare, fai colazione, uova strapazzate con pancetta. Ed è anche molto grande, sembra parecchio grande. Cioè, è troppo simpatico. Dopo nel prossimo episodio magari andrò a cambiare i suoi look. Nel frattempo c'è Pato e Gioia che stanno dormendo. Niente, Pato si è svegliato. In realtà dovremmo portarlo anche a fare una passeggiata, perché lui ha bisogno di andare a correre un po', a fare una bella passeggiata. Acquisita l'abilità di movimento per Francesco. Sì, poi una cosa che dovremmo fare è andare a mettere il vasino e la vasca da bagno. Dopo magari lo facciamo qua. Cosa c'è? Ah ok, eccola qua, la ciotola di Gioia. Però guardate, Gioia non sta assolutamente bene. Vediamo, rilassati, porta alla clinica. Sì, dopo lo facciamo. Assolutamente, dobbiamo cercare di capire cosa sia successo. C'è Pato che sta mangiando, lei non sta affatto bene invece, povera. Poi magari cambiati anche d'abito, cambi abito. Ok.
Guarda qua, c'è Patto che chiede di essere portato a fare una passeggiata, secondo me. Lei però non sta proprio bene, dai, fai colazione e poi andiamo. Ho cambiato l'acconciatura di Emily, le ho messo questi capelli corti che mi piacciono molto. Perfetto, lezione sim vegetariani. Emily è vegetariana. I sim vegetariani evitano i cibi preparati con la carne, come per esempio quelli di pollo, bovino e pesce. Tali sim possono anche ammalarsi consumando cibi preparati con la carne. Abbraccio confortante. Cosa ci potrebbe essere di più delizioso e indicato per la tua relazione? Perché è molto triste per quale motivo? Violazione dei principi. Mangiare carne rende triste l'anima di un vegetariano. Ok, basta mangiarla allora. E vieni qua, improvviso Emily avverte dei gravi disturbi allo stomaco. Potrebbe aver mangiato qualcosa che conteneva carne. Ebbene sì. Magari prima di portarla alla clinica facciamo una cosa. Se riusciamo, vai in bagno, visto che hai bisogno, usa. E poi porta alla clinica. Fatemi sapere se il look quotidiano di Emily vi piace. Io adoro questo vestito con le stelline, gli UGG e questo cardigan super coccoloso e bello caldo. Io la farei venire in questa clinica e non in quella di Emma, perché sono curiosa di vedere com'è, visto che ancora non l'ho visitata. Andiamo qui. Ed eccoci arrivati. Francesco è stato mandato all'asilo. Ottimo. Vediamo se possiamo chiedere. Presentazione amichevole. Conforta gioia per l'animale malato. Emily, giuro, ho appena saputo di questo concerto. No, vediamo. Prendi in braccio e entriamo qua. Vediamo. Chiama da te? No. Qua forse si sì, registra gioia per curare la malattia, registra gioia per la sterilizzazione, no, per la malattia. Sta andando a registrare gioia, così poi la possono visitare. Comunque questa clinica è davvero molto bella, sicuramente andrò a modificare un po' la mia, perché come mi avete detto, essendo tutto aperto, forse non è il massimo ed avete ragione. Presto un veterinario ti assisterà per visitare e curare il tuo animale malato. Sì, paziente. Grazie mille. Ah, ok. Aspetta il veterinario, fai visitare l'animale e ricevi la terapia. Ok. Joy, nel frattempo vieni qua con noi, perfetto. Posso magari venire qui? No, non mi fa fare nulla. Acquista un pesce, aggiungi un pesce. Che bella anche questa, tutta rosa per le femminucce. Questa invece immagino che sia per i maschietti. Bella questa idea. Mi piace molto. Poi di qua ne abbiamo una invece tutta verde, con altri macchinari. Vediamo se arrivano nel frattempo magari. Acquista articoli per animali. Sì, vediamo un po'. Barretta nutrizionale più fredda dell'azoto liquido, caramella di cannella, dolcetto del benessere. Un dolcetto che aumenta il benessere del tuo animale. Sì, questo prendiamolo. Uno. Dolcetto della crescita, un dolcetto che causa la crescita del tuo animale, dolcetto della decrescita, e un dolcetto appunto che causa la decrescita del tuo animale. Generatore casuale di cacca, questo dolcetto fa esattamente quel che credi, ok. Dai, per ora prendiamo soltanto questo, il dolcetto del benessere, ma riprendiamone due. Dai Gioia, che è il tuo turno, adesso cerchiamo di capire cosa ti sta succedendo e perché sei diventata tutta blu. Un colore alquanto strano, eh? Ok, ci siamo. C'è Gioia che sta andando nell'ambulatorio. La stanno per visitare. Vediamo un po'. Che piccola. Bravissima. Vediamo un po' cosa c'è. Quindi, no vabbè, sono stata super sfortunata, praticamente stavo selezionando la veterinaria e in quel momento è apparsa l'opzione, sono apparse le tre opzioni, quindi in automatico ho selezionato l'opzione numero uno, che praticamente mi ha curato Gioia, però non so di preciso cosa le sia successo, infatti, e le hanno messo questo cono intorno al collo per non leccarsi le ferite eccetera, però non ho capito in realtà
che cosa aveva. Però vabbè, l'importante è che l'abbiano curata, quindi adesso poverina ha questo cono intorno al collo che deve essere davvero super super fastidioso. Rimuovi il cono, è ancora troppo presto per togliere il cono a Gioia. Prendi in braccio, ma cosa stai facendo? Le flessioni. Ok, quindi direi impara a conoscere, rilassati e distenditi per il cane pantofolaio, è vero. Oppure protezione animali, rimuovi il cono, prendi in braccio, metti il guinzaglio, vediamo. Poverina, però dove è finita? Dai, vai, che poi torniamo a casa. Ottimo. E adesso andiamo a fare una passeggiata. Dai, altre scelte. Protezione animali, vai a fare una passeggiata. Facciamo passeggiata breve, visto che è appena uscita dal veterinario, quindi non sarà super in forma. Però magari con una passeggiata si rilassa un attimo, si tranquillizza. L'unica cosa che mi dispiace è di non essere riuscita a capire il problema, non sono riuscita a leggere in tempo. Tra l'altro la clinica è vicina al parco per animali, ma ho notato che è praticamente attaccata alla casa di Emma, quindi io quasi quasi andrei a farle visita. E visita è l'unità familiare Ricci con... andiamo quasi quasi con... e Giorgia, no... con Gioia sicuramente, e magari prendiamo anche Sofia, dai, con loro due. Ed eccole qua tutte e tre, vediamo se ci rispondono. Bussa alla porta, dopo magari andiamo nella casa di Jessica e la decoriamo per il Natale. È un'idea fantastica questa di decorare, di addobbare la casa per il Natale, anche perché ormai non manca poi così tanto. Quindi chiamiamo Gioia da noi e salutiamo. Sostieni di essere un genio del crimine. Entusiasmati per gli interessi. E poi magari facciamo una cosa. Salutiamo, anche presentiamoci con Cora, presentazione amichevole. Vieni Gioia, dove è rimasta? È rimasta fuori con Sofia. E chiama da te, ok. Che bella che è Zoe, presentazione amichevole facciamo. Cosa c'è Gioia? Altre scelte, animale di Instagram, rimuovi il cono, prendi in braccio. C'è Zoe che sta piangendo. Cora invece sembra abbastanza tranquilla. E che altro possiamo fare? Magari chiacchieriamo un po' con Emma. E impara a conoscere, poi facciamo, fai un discorso esortativo, spettegola, dai, spettegoliamo un po' tra donne, non c'è più spettegola, niente. Altre scelte, amichevole, chiedi della sua giornata. Da quando è uscita l'espansione cani e gatti mi piace ancora di più giocare a The Sims, adoro questa nuova espansione. Voi l'avete acquistata alla fine? Vi piace? Come vi trovate? Io la adoro, la sto amando un sacco. E chiedi della carriera. E poi, ok, abbiamo troppe azioni in coda. Chiacchierate un po'. Emily ha preso che Emma è disoccupata. Io infatti dobbiamo farle cercare un lavoro. Magari potremmo far diventare Emma una scrittrice, visto che è la sua aspirazione. E urla, lamentati della noia. Ok, lamentati della noia, dai. E poi però direi di andare a casa. Zoe è qui, invece Sofia è quella qua. Cora sta dormendo e povera Gioia, guardate dove è rimasta qui. Poverina, rilassati e distenditi. Ha bisogno di andare a casa e di dormire, secondo me. Ecco, brava. Niente, a questo punto, visto che sono le 8 di sera e siamo fuori casa da questa mattina, direi di andare a casa. Si è messa a leggere, che cosa? Leggi Perfidi e Selvaggi. Ok, stava leggendo un libro, ma vai a casa che è abbastanza tardi adesso. E Gioia manda a casa. Ed eccoci arrivati a casa. Io prima di tutto direi Patto, cos'è, di cosa hai bisogno? Spazzola. Dai un dolcetto del veterinario, azzuffati, vediamo.
Ho bisogno di mangiare qualcosa. Lei, qualcosa abbiamo, riprendi insalata giardiniera, sì. Dai, andate a dormire tutti, che poi passiamo ad addobbare la casa per il Natale. E Francesco, cosa c'è? Molto infuriato. E per quale motivo? Bisogno di divertimento. E dove sono tutti quanti? Dove sono andati tutti? Perché sono restato solo io, poverino. Lezione bebè. Francesco è una piccola creatura indifesa. Sì, lo so molto bene. Vado a portare delle piccole modifiche visto le new entry che sono arrivate a casa. Quindi il vasino per Francesco e lo mettiamo qua. Poi togliamo la vasca e la doccia, mettiamo la vasca, che così va bene sia per Francesco ma anche per Pato e Gioia. Togliamo la culla che non ci serve più e mettiamo un lettino. A questo punto io direi magari il letto matrimoniale mettiamolo qua. Questo togliamolo. La scrivania io quasi quasi la porterei qui. Qua, così. E qui mettiamo il lettino di Francesco. Mettiamo questo. No, questo da femmina. Questo arancio con le stelline, mettiamolo qua così, perfetto. In cucina dobbiamo mettere il seggiolone per la pappa e questo lo mettiamo così qua. Poi che altro ci manca? Allora, mettiamo la ciotola di Gioia qui accanto a lei e abbiamo fatto tutto, quindi il lettino, il vasino, la vasca per il bagnetto. Per i cani c'è tutto, in cucina abbiamo messo il seggiolone, mettiamo magari qualche giochino, sì, direi che è il caso di mettere qualche gioco e mettiamo la scatola dei giochi, assolutamente, questa mettiamola qui, arancio come lettino, mettiamo una macchinina, mettiamola qui, una paperella in bagno, mettiamo questo robot. E lo mettiamo sempre qua vicino alla macchinina. Blocchi, sì, mettiamoli magari qua in salotto, questi qui. Poi mettiamo un tablet diversivo azzurro e mettiamolo qua. Ok, abbiamo sistemato tutto, perfetto. E poi metti Francesco a letto. Anche lei è abbastanza stanca, quindi direi dormi. Bene, sta mettendo a letto Francesco. Che è abbastanza tardi per un bimbo andare a dormire dopo la mezzanotte. Dai, dormi. No, bravo, bravissimo. Perfetto, sono tutti a dormire adesso e quindi direi passiamo ad addobbare la casa. Ed eccoci qua. Voglio farvi vedere come ho sistemato il piccolo loft, diciamo la piccola casetta di Sofia. Quindi la parte di sopra non è cambiata, è rimasta così e devo dire che mi piace molto, mentre la parte di sotto alla fine l'ho cambiato un pochettino, ho stretto il bagno, che però non è cambiato, ce l'ho soltanto rimpicciolito un pochettino, e qua ho allargato, ho messo la casa delle bambole, un altro gioco, questa scatola per gli animali, giochi per gli animali, questo unicorno gigante. Poi ho spostato la TV, l'ho messa da questa parte, il divano, questo tavolino sempre per giocare e poi ho messo, mi sono già portata avanti, ho messo il camino per il Natale. Quindi direi a questo punto di tornare nella casa principale e di iniziare a mettere qualche decorazione natalizia. Come prima cosa direi di concentrarci sulla parte esterna della casa, nel giardino, quindi magari andiamo a mettere qualche pianta con le lucine di Natale. E mi sa che ce n'è una, esatto, eccola qui. Mettiamone una qui, così. Mettiamone uno magari anche qui e uno lo metterei quasi quasi qua. E ora passiamo all'interno della casa. Partendo dalla sala da pranzo, dal salotto, io andrei a togliere questo camino e metterei quello natalizio, questo qui che c'è in vari colori. C'è verde, rosso e blu. Blu e rosso. Io lo farei rosso, che lo trovo proprio perfetto per il Natale.
Poi questo quadro deve sparire perché non ci sta assolutamente bene. Questo direi di sì e direi di metterlo sopra il camino. Mettiamone due, tutti e due rossi. No vabbè, che bello il pupazzo di neve. Questo assolutamente mettiamolo, uno qui e io quasi quasi uno lo metterei. Anzi, mettiamone due, uno e due. Ne metto due che mi piacciono un sacco qua dove c'è la posta. La facciamo così, che facciamo prima? Allora, dipinti, eccoli qua. E fiocchi di neve assolutamente e io li metterei quasi quasi qui. Qua nel corridoio, mettiamone un po', uno, due, ce ne stanno ancora un paio, ok, ancora uno. E i colori proposti, abbiamo l'azzurro, l'azzurro più scuro, il grigio non si risalta, il blu, ma lascerei questo che sta bene. Questo invece cos'è? Un bagliore festivo, un quadro. Questo potremmo metterlo sopra il televisore, oppure, oh, forse ci sta meglio qua infatti. E facciamolo con la cornice rossa come il camino. Mettiamone due uguali. Io direi assolutamente. Questa cos'è? Questa lampada a olio è un elemento ornamentale perfetto per ogni festeggiamento. Sì, questo mettiamolo tipo qua, cioè in centro alla tavola. Ah, ok, cambia soltanto sotto, si vede poco. Facciamolo rosso. Poi le candele, no, direi che ci stanno decisamente meglio le candele sul tavolo, quindi mettiamo le candele, altrimenti qua abbiamo lampada da muro festiva, c'è questa, questa, vediamo se ci sta bene, ma sì, non è male, mettiamone una qua e una qui. Poi io quasi quasi direi di mettere qualcosa anche fuori. Così sopra le finestre ci stanno decisamente, sì. Ok, nella parte davanti abbiamo messo le lucine. Magari queste però spostiamole sopra così stanno meglio. Vediamo al buio di sera com'è l'effetto. Wow, è bellissimo, stanno un sacco bene. Vediamo anche questa, no, questa è troppo. Così. Quindi direi di mettere qualcosa anche su queste finestre. Poi questo. No. Questa qui. Poi abbiamo il tavolo festivo e il tavolo con gamberi curve, tappeto rettangolare e ghirlande edizione festiva. Assolutamente, sì, assolutamente. E la mettiamo, dove lo mettiamo questo tavolo? Ci sta qua in salotto. Sì, quindi facciamo una cosa, spostiamo le seggiole, ottimo, sta molto bene. Poi questo invece tavolo festivo più piccolo, lo mettiamo magari qua all'ingresso, tipo così, e mettiamo le candele anche qua. E poi ovviamente, ovviamente non può mancare l'albero di Natale che prende il posto di questo quadro, cioè di questa pianta, mettiamolo qui. Che bello che è. E cambiamo colore, facciamolo blu. Sta bene anche blu, però visto che abbiamo fatto tutto rosso, quasi quasi lascerei questo. Poi abbiamo il serto festivo, questo da mettere ovviamente sulla porta di casa, assolutamente. E poi filo di fiocchi di neve. Che bello anche questo. Questo magari mettiamolo in camera delle bambine di Sofia e Tommy, in realtà, perché Emma non c'è più, si è trasferita. E poi un'altra cosa assolutamente importante sono i regali di Natale. Guardate che belli questi pacchettini. Mettiamone uno qui, così, e poi magari qualcheduno in salotto vicino all'albero di Natale se ci stanno. Questi azzurri sono bellissimi, ma anche così rose gold. Wow, che bellezza. Ok, dai, abbiamo fatto bene o male tutto. Mettiamo un altro pacco regalo magari qui e abbiamo fatto tutto, abbiamo utilizzato tutto se non sbaglio, e voilà, questo è il risultato finale, gli addobbi per il Natale. Fatemi sapere se vi piacciono. Questa è la casa vista da fuori di notte, tutta illuminata, bellissima. Così si presenta di giorno, aspettate, è così.
E l'interno l'abbiamo fatto in questo modo. Il salotto è sicuramente quello più addobbato, più decorato per il Natale. Nulla ragazzi, io spero che questo episodio vi sia piaciuto. Se è stato così, come sempre vi invito a mettere un bel pollice in su e ad iscrivervi al canale per non perdervi tutti i prossimi video. Io vi mando un grandissimo bacione e noi ci vediamo prestissimo con un nuovo episodio. Ciao!